Allora, buonasera, sistemo un attimo la cravatta, vediamo se il collegamento è buono, se mi date anche un feedback sull'audio. Mi trovo nel solito ufficio, nel mio solito ufficio, non vedete i classici manifesti che avevo alle mie spalle, la bandiera della pace, perché gli uffici sono tutti in fase di svuotamento, perché ovviamente con le nuove votazioni, la nuova legislatura, sono cambiate chiaramente le composizioni dei vari partiti, per cui tutti quanti noi siamo stati pregati, tutti i gruppi politici, siamo stati pregati di imballare le nostre cose. Infatti accanto a me non li potete vedere, ma ci sono i scatoloni con tutti i miei faldoni. Anche le bandiere, appunto, dicevo, non vedete le bandiere, i manifesti che avevo sempre alle mie spalle, perché stiamo appunto traslocando, tutti quanti gli uffici verranno traslocati. E, quindi sono al mio solito ufficio e vi voglio parlare ancora una volta di auto elettriche. Perché? Perché ancora una volta sui giornali leggo cose non corrette, non ci sono altre definizioni, cose non corrette. Allora, innanzitutto, per chi avesse visto la mia bacheca, proprio pochissimo fa, ho fatto vedere come invece la BBC, quindi la televisione pubblica, inglese, ha capito che siamo di fronte a una rivoluzione, che le auto elettriche consentiranno di chiudere il cerchio delle rinnovabili perché fungeranno da enorme sistema di stoccaggio. E ha fatto un servizio, ha fatto una serie di servizi che ha chiamato disruptive, cioè che illustrano le nuove tecnologie rivoluzionarie, perché disruptive in inglese vuol dire rivoluzionario, vuol dire dirompente, vuol dire che rompe con i vecchi schemi e fa subentrare la nuova tecnologia. Ecco, ha fatto una serie di video, una decina di video con le nuove tecnologie che più modificheranno il futuro, la vita quotidiana di ciascuno di noi, e uno di questi video è proprio inerente a questa famosa, almeno per me e per chi mi sta seguendo, tecnologia V2G, quindi Vehicle to Grid, che appunto chiude il cerchio delle rinnovabili, consentendo alle auto elettriche non solo di prendersi energia dalla rete, ma anche di restituire energia verso la rete e in fase di carica prendersi i picchi di produzione delle rinnovabili, perché molti di voi già sanno, ricordiamolo, che in certi momenti della giornata, soprattutto il fotovoltaico e anche l'eolico, producono più del necessario, producono più di quello che in quel momento la rete ha bisogno. E in quel momento bisogna staccare questi impianti, perché non si sa dove immagazzinare l'energia in eccesso. Cioè non abbiamo una quantità di batterie brutalmente sufficiente per immagazzinare questa energia in eccesso. Ora, queste batterie saranno proprio le automobili, perché le automobili elettriche, le automobili elettriche sono degli enormi pacchi batterie su quattro ruote con un motore elettrico che consente naturalmente all'automobile di spostarsi. Ora vi faccio vedere proprio in tempo reale questo video che ho postato mezz'ora fa. E attenzione, fa vedere esattamente il posto in cui andammo con Luigi Di Maio, il nostro candidato presidente del Consiglio, Riccardo Fraccaro, c'era Davide Crippa, c'era il sottoscritto e c'era anche Nicola Pedicini, eurodeputato. Andammo proprio esattamente in questo posto un anno e mezzo fa, quindi fummo assolutamente buoni profeti. E adesso la BBC fa vedere esattamente questo parcheggio in cui ci sono queste colonnine di ricarica bidirezionali, che consentono appunto all'auto non solo di prendersi l'energia dalla rete, non solo di immagazzinarsi i picchi di produzione delle rinnovabili che così non vanno più sprecati, ma vengono appunto immagazzinati. E viceversa, invece, di notte o nei momenti in cui c'è poca produzione e tanta richiesta, sono le auto elettriche a restituire l'energia verso la rete. E in più, come ho già spiegato diverse volte, ricordiamolo perché ci vorranno mesi, mesi e anni prima che lo capiscano tutti, questo servizio viene anche remunerato.
Questo servizio viene remunerato, cioè il proprietario dell'auto elettrica, il proprietario dell'auto elettrica riceve in questo momento in Danimarca 1.500 euro all'anno per non fare assolutamente nulla. Semplicemente acconsente che la sua macchina faccia questo servizio, che tecnicamente si chiama servizio di dispacciamento, e per questo viene remunerato 1.500 euro all'anno, ribadisco, senza muovere un dito. E secondo quanto ho già chiarito, quanto i colloqui che ho fatto con i dirigenti Enel, stante il mercato italiano, una cifra di circa 500 euro è più che attendibile come remunerazione appunto per i proprietari di auto elettriche in Italia. Vi faccio vedere un attimo il servizio della BBC, così chi non ha visto ancora la mia pagina Facebook lo vede qui in diretta. Con me, facciamolo partire così. Ecco, vedete chiaramente il logo della BBC e questo è il servizio che appunto la BBC ha messo in onda. Adesso vedrete questo signore che è esattamente nell'area di parcheggio che andammo a visitare con Luigi Di Maio, Riccardo Fraccaro, Crippa, Pedicini, io. E il servizio prosegue appunto dicendo che l'auto elettrica, quando è collegata, serve da stoccaggio delle eccedenze delle rinnovabili, serve per andare in aiuto alla rete, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, la BBC queste cose le ha assolutamente capite. Qual è la situazione invece? Adesso fermo il video, ritorno su di me. Qual è la situazione invece in Italia? Che siamo di fronte ai nostri giornali che purtroppo non ci danno informazioni corrette. Io ho mandato una lettera di correzione al Fatto Quotidiano, che fra l'altro normalmente insomma è un giornale che diciamo leggo con molta attenzione. E in questo articolo ci sono una serie di imprecisazioni che veramente danno una pessima idea della sostenibilità delle auto elettriche, e invece è tutto il contrario. Ve le racconto velocemente per farvi capire che purtroppo a livello informativo ancora non ci siamo. Allora, innanzitutto nell'articolo l'autore dice: ipotizziamo di avere 10 milioni di auto elettriche nei prossimi anni in Italia. Sapete che le auto in questo momento in Italia sono 37 milioni, più altri 12 milioni tra camion e moto e motorini elettrici. Allora lui dice: facciamo l'ipotesi di avere 10 milioni di auto elettriche attaccate alla rete e che siano in fase di ricarica e che assorbano 3 kW di potenza ciascuno. E il totale, lui dice, sono 30 megawatt. No, non sono 30 megawatt, sono 30 gigawatt, che vuol dire 1.000 volte di più. Ma qui ci sta, può darsi che sia un refuso proprio di stampa, al posto della G abbia scritto la M, può succedere per carità che al posto di scrivere gigabyte uno scriva megabyte, al posto di scrivere gigawatt uno scriva megawatt. Vabbè, pazienza, questo potrebbe essere un refuso, però poi subito fa un secondo errore. Dice: in Italia si consumano 35 megawatt al giorno di energia in totale. Beh, innanzitutto l'energia non si misura in watt, ma in watt ora. In watt si misura la potenza, l'energia si misura in watt ora. Facciamo conto che sia un refuso anche questo, va bene, non si capisce da dove viene fuori la cifra di 35 megawatt ora. Dal momento che l'Italia consuma in un anno 310 terawattora, questi sono i dati Terna 2016, l'Italia in un anno consuma 310 terawattora, se io faccio la media diviso 365, faccio la media matematica giornaliera, ne vengono fuori 850 gigawattora al giorno, 850 gigawattora al giorno, per cui questa cifra di 35 megawatt no, io non capisco assolutamente da dove l'abbia, come l'abbia calcolata, dal momento che io l'ho calcolata con i dati ufficiali di Terna. Ora, a parte questi che potrebbero essere, diciamo così, dei meri errori di numeri,
parte con una serie di dubbi sulla tenuta del sistema elettrico all'ingresso di migliaia, milioni di auto elettriche, perché questa è una preoccupazione che ciascuno di voi potrebbe porsi e sono qui a parlarvene apposta. Il giornalista in buona sostanza dice: come farà la rete elettrica a reggere il carico di queste 10 milioni di auto elettriche? Il sistema ce la farà e come? Il sistema ce la farà e come? Primo, perché le auto elettriche non saranno intanto tutte contemporaneamente attaccate alla rete, ma in fase di prelievo dalla rete. Ma in ogni caso, il sistema di ricarica sarà un sistema da una parte intelligente, quindi in grado di modulare il flusso di carica in base alla disponibilità della rete stessa, ma soprattutto la colonnina di ricarica vedrà frapposto fra se stessa e la rete un sistema di accumulo, un sistema di stoccaggio. Vi faccio l'esempio ancora più semplice. Quando voi andate con l'automobile a benzina o a gasolio a fare il pieno dalla pompa di benzina, non è che la pompa di benzina è attaccata immediatamente all'oleodotto e voi prelevate benzina e gasolio dall'oleodotto o dalla raffineria, diciamo così. No, voi lo prelevate il carburante dal serbatoio che è sotto la pompa della benzina. La stessa cosa avverrà anche per l'elettricità. L'elettricità non verrà presa immediatamente dai fili elettrici della rete, ma verrà presa dalle batterie che saranno, diciamo così, sotto la pompa, sotto la colonnina. Cioè la maggior parte delle colonnine saranno dotate di un sistema di accumulo che farà appunto si infrapporrà tra la colonnina stessa e la rete elettrica. Quindi non ci sarà questa richiesta massiccia e istantanea dall'automobile verso la rete, ma il sistema di accumulo mi farà appunto da serbatoio, e in più ci saranno i software, ci sarà l'elettronica intelligente che modulerà il flusso di carica a seconda della disponibilità della rete. Quindi il sistema reggerà e come? E questi sono dati che sono stati forniti da tutte le principali associazioni, e tra l'altro io stesso ho verificato proprio personalmente questa situazione sia con Enel, sia con Terna, sia soprattutto con RSE, che più volte ve ne ho parlato. RSE è il Ricerca di Sistema Energetico, è il nostro ente pubblico italiano, naturalmente, ente pubblico 100% pubblico, che si occupa esclusivamente di ricerca sistema energetico. RSE significa ricerca sistema energetico e ha come unico compito quello di studiare la tecnologia di tutto il mercato dell'energia. Quindi andiamo dai piloni, ai trasformatori, agli isolatori, ai cavi elettrici, alle energie rinnovabili, alle energie marine, al biometano, tutto ciò che fa parte del complesso mondo dell'energia. E anche loro mi hanno assicurato che la rete è in grado di reggere questo sovraccarico. Sovraccarico che non è così enorme. Qui il giornalista fa delle ipotesi estremamente, diciamo così, pessimistiche. E invece gli studi delle Politecnico di Milano, gli studi di agenzie internazionali come Bloomberg, McKinsey, gli studi sulla decarbonizzazione effettuati per la strategia energetica nazionale, gli stakeholder delle fonti di energia rinnovabile italiane, tutte quante dicono che l'aumento del carico sarà assolutamente sopportabile. Con 5 milioni di auto elettriche in circolazione avremo un aumento del 7% della domanda elettrica. Quindi con 10 milioni di auto elettriche avremo un aumento del 15% dell'impegno richiesto dalla rete elettrica. Ma ribadisco, non sarà un impegno così brutale diretto verso i fili che trasportano la corrente verso l'infrastruttura elettrica, ma ci sarà da una parte il software, l'elettronica che modulerà la quantità di energia che la rete darà alle colonnine, ma soprattutto le colonnine stesse saranno dotate di sistemi di accumulo che faranno da serbatoio che si infrappone tra l'automobile, la colonnina e la rete elettrica stessa.
Poi, sempre questo giornalista prosegue dicendo dove andremo a prendere tutta questa energia in più, visto che la compriamo dall'estero. E qua, per una persona che legge in lingua italiana e che non ha informazioni sul mercato elettrico italiano, la frase che scrive il giornalista è assolutamente fuorviante, perché scrive dove dovremmo approvvigionarci di energia, visto che già oggi la acquistiamo dall'estero. Ora, per uno che non conosce il mercato energia, le leggere questa frase significa che noi acquistiamo il 100% della nostra energia dall'estero, perché lui scrive già oggi la acquistiamo all'estero. Ora, a leggere in lingua italiana sembra che acquistiamo il 100% dell'energia dall'estero. No, non è assolutamente vero. Acquistiamo l'11,8, acquistiamo l'11,8% del nostro fabbisogno, perché sempre dati Terna, quindi non so questa persona da dove prende le sue informazioni, ma i dati Terna del 2016 dicono che il fabbisogno italiano di energia elettrica è soddisfatto da fonti interne, da produzioni interne, per l'88,2%. La produzione è interna italiana per l'88,2%, quindi acquistiamo l'11,8%. Quindi quando lui dice la acquistiamo all'estero, la acquistiamo il 10%, 12% la acquistiamo dall'estero, il resto è assolutamente italiano. Sulla disponibilità di energia, vi ho appena spiegato, la rete è assolutamente in grado di erogarla e di consentire un'implementazione di milioni di auto elettriche, e poi il giornalista si concentra sulla cifra e dice: per trasformare in elettrico meno di un terzo del parco circolante occorrerebbe investire centinaia di miliardi di euro in linee elettriche, colonnine di ricarica e centrali energetiche. Non mette assolutamente la fonte di queste cifre. Non la mette assolutamente, dice centinaia di miliardi di linee elettriche, colonnine di ricarica e centrali energetiche. Quando vi ho appena spiegato che non è assolutamente necessario, la cifra certa che abbiamo è quella di Enel, che per installare 14.000 colonnine prevede un investimento di 300 milioni. 300 milioni. Quindi, anziché centinaia di miliardi, l'investimento previsto da Enel è di 300 milioni. Quindi non centinaia di miliardi, ma 300 milioni per installare 14.000 colonnine entro il 2022. Come ho già spiegato, a livello di linee elettriche siamo assolutamente già predisposti. Non sarà necessario questi scenari assolutamente estremamente preoccupanti che ipotizza il giornalista. L'ultimo, il penultimo paragrafo è quello della non sostenibilità economica per le famiglie. Allora, è chiarissimo che in questo momento l'auto elettrica costa ancora di più, costa di più di una pari auto a benzina o a gasolio, questo è pacifico. Però il dato tendenziale da osservare è che il prezzo dell'auto elettrica sta calando molto velocemente, con la stessa rapidità con cui è calato il fotovoltaico negli anni passati. E a prezzi attuali, già adesso a prezzi attuali, se qualcuno di voi dovesse decidere di acquistare una nota automobile, quelle piccole, 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 non voglio dire il nome perché non voglio fare pubblicità smaccata, ma c'è un'auto molto, diciamo, famosa, molto piccola, caratterizzata proprio per le sue dimensioni molto compatte. Se voi decidete di comprarla nella versione elettrica, il tempo di ammortizzazione rispetto all'extra costo rispetto alla sua versione classica a benzina è di 3-4 anni. È di 3-4 anni perché? Perché il combustibile vi costa molto meno, l'assicurazione vi costa di meno, in molte regioni il bollo è ridotto, la manutenzione è molto più bassa, perché ricordiamocelo, un'auto elettrica è
estremamente più semplice di un'auto a benzina o gasolio, quindi i costi di manutenzione sono molto più bassi. E ho detto dell'assicurazione, sì, l'assicurazione appunto già adesso vi permette uno sconto. Quindi già adesso con i prezzi attuali, non sto parlando di futuro, ma sto parlando di dati attuali, l'acquisto di questa piccola famosa auto nella versione elettrica viene ammortizzato in 3-4 anni. E siccome poi un'auto elettrica dura molto di più di un'auto a benzina, perché il motore elettrico è dato per milioni di chilometri, cioè può funzionare milioni di chilometri perché ha pochissime parti in movimento, ha pochissime parti soggette ad attrito, è estremamente più semplice, quindi anziché centinaia di migliaia di chilometri, il motore elettrico è dato per milioni di chilometri. Non saranno milioni, comunque durerà molto di più di un'auto a benzina. Ora, questo con i dati attuali. Se aggiungiamo il fatto che non appena resa operativa la tecnologia V2G, di cui vi ho appena parlato, vi ho fatto vedere il video, eravamo stati un anno e mezzo fa in Danimarca e negli altri paesi l'hanno capita, noi invece siamo in ritardo, non appena questa tecnologia sarà implementata ed è solo una questione di tempo perché nell'ultima legge di stabilità a dicembre 2017 è diventata legge la possibilità di utilizzare questa normativa. Quindi adesso dipenderà solo dai tempi con cui l'autorità per l'energia elettrica e il gas emanerà i regolamenti tecnici. A questo punto avremo la stessa cosa che già succede negli altri paesi, cioè che il proprietario dell'auto elettrica, ribadisco, il proprietario dell'auto elettrica, verrà pagato, o meglio, gli verrà fatto uno sconto sulla sua bolletta elettrica, perché l'automobile elettrica darà il servizio di dispacciamento, darà il servizio di dispacciamento, cioè di tenere in equilibrio la rete, prendendo dalla rete quando la rete ha tanta corrente, ha tanta energia da dare alle auto elettriche, e invece dando alla rete, restituendo alla rete quando è la rete ad avere poca energia e invece le batterie dell'auto ne hanno a disposizione e quindi la possono dare alla rete. Ribadisco, questo tecnicamente si chiama servizio di dispacciamento e in questo momento in Danimarca il proprietario dell'automobile si vede remunerato 1.500 euro all'anno. Qui in Italia saranno presumibilmente attorno ai 500 euro all'anno. Quindi capite che con questo la sostenibilità economica da parte delle famiglie tradizionali di un'auto elettrica diventa estremamente vicina e ribadisco, il costo delle auto sta continuando a scendere. Sapete tutti, conoscete tutti la Tesla, la famosa auto di Elon Musk, certamente in questo momento acquistare una Tesla è estremamente impegnativo, però la nuova versione costerà di meno. E a parte questo, la Tesla rimane un'auto di lusso, ci sono decisamente opzioni più economiche, Renault, Nissan, tante altre marche si stanno preparando a prezzi che continuano a scendere, continuano a scendere. Io ho fatto l'esempio appunto della versione elettrica della famosa auto piccola, 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 dicendo appunto che da studi fatti non da me, non dal Movimento 5 Stelle, ma dagli esperti di settore, il costo superiore di quest'auto si ripaga in 3-4 anni e poi è tutto risparmio. E vi ho appena spiegato appunto il perché. L'ultimissima considerazione che fa il giornalista, non so nemmeno se dirvelo o meno, lui dice che l'entrata delle auto elettriche farà svalutare le altre automobili. Sì, per carità, ma è sempre successo così. Cioè che man mano che uscivano modelli nuovi più performanti, i modelli vecchi si svalutavano. È sempre stato così. In particolare, poi, negli ultimi anni, quando la legge ha disposto l'obbligo di passare ad euro 2, euro 3, euro 4, euro 5, quindi è chiaro che se io ho un'auto euro 3, non appena è diventato obbligatorio avere l'euro 4, la mia auto euro 3 si è svalutata enormemente. Chi ha un'auto euro 4, non appena entra in vigore l'euro 5, l'euro 4 si svaluta immediatamente, per cui questa è una cosa che è sempre successa, ma man mano che escono auto migliori, più performanti,
meno inquinanti, quelle vecchie si svalutano moltissimo. È sempre successo così, per cui non vedo quale sia la novità. Questa è la situazione. Ribadisco, negli altri paesi l'hanno capita e la stanno già perseguendo. In Italia siamo in ritardo. Avessimo un governo a 5 stelle, queste cose sarebbero già realtà. Avete sentito più volte Luigi, abbiamo Luigi Di Maio, abbiamo l'obiettivo 1 milione di auto elettriche il prima possibile. Vi ho esposto ancora una volta la fattibilità supportata, ribadisco, non dalle mie opinioni personali, ma da quello che dicono le università, i centri di ricerca, i centri studi internazionali, la stessa, come vi ho detto, RSE, che è l'ente pubblico nazionale che si occupa appunto del sistema energetico italiano. Vi ho dato i dati ufficiali di Terna, perché chiunque di voi voglia informarsi sul sistema energetico italiano può andare nel sito di Terna o di RSE, che sono enti pubblici, totalmente pubblici, e che hanno i dati pubblici ufficiali dei nostri consumi, della suddivisione tra fossili e rinnovabili. Tra le rinnovabili c'è la suddivisione tra eolico, fotovoltaico, eccetera, eccetera. Insomma, ci sono tutti i dati. Con questi dati in mano, da molto tempo è chiaro che questa rivoluzione del passaggio delle auto a combustione interna, delle auto a scoppio, alle auto elettriche, non solo è fattibile già adesso, ma conviene per quanto riguarda sia i costi e ovviamente per la salute, perché non ci vuole naturalmente un grande esperto per ribadire che l'inquinamento che emette un'auto elettrica è estremamente più basso rispetto a quello di un'auto a motore a scoppio. Non possiamo dire che è zero, perché comunque anche l'energia elettrica ha un certo impatto, comunque minimo di inquinamento ce l'ha anche l'energia elettrica, anche da fonte rinnovabile, ma è estremamente più basso rispetto a un'auto a combustione interna. Ricordiamoci poi, se qualcuno avesse ancora dubbi, sentite ancora qualcuno che mette ancora in discussione questi dati, ricordiamo per l'ennesima volta che un'auto a combustione interna, anche andasse con biocombustibili, sapete, quindi olio di colza, olio, qualsiasi tipo di biocombustibile, anche fosse creato senza impatto sul territorio, da terreni marginali, da culture marginali, da scarti. Io stesso ho detto che con gli scarti di legno si possono fare biocombustibili, ed è assolutamente vero, ma ho aggiunto subito dopo che l'utilizzo migliore di questi biocombustibili è per gli aeroplani, perché non esiste ancora un aeroplano elettrico e penso ci vorrà ancora un po' di tempo per avere aeroplani di linea elettrici. Non parliamo naturalmente dell'aeroplano di Picard, che ce l'ha fatta, ha indicato la strada, ma chiaramente siamo ancora a livello di prototipi. Invece stavo dicendo, anche avendo un biocombustibile 100% bio, che non vada assolutamente a impattare sull'alimentazione, sul calo di prodotti alimentari, eccetera, ricordiamoci sempre che qualsiasi auto a combustione interna, indipendentemente dal carburante che usa, ha un'efficienza del 25-30%, cioè il 70% di energia diventa calore che non serve per far avanzare l'automobile. È quello che esce dal tubo di scappamento. Esce dal tubo di scappamento e serve solo per riscaldare il pianeta. E noi siamo in una situazione in cui invece il pianeta non lo dobbiamo assolutamente riscaldare, viceversa, dobbiamo rimanere a tutti i costi sotto i 2 gradi, o meglio ancora sotto il grado e mezzo. Quindi ricordiamoci sempre, il 70% dell'energia contenuta nel combustibile, gasolio, benzina, GPL, metano, biometano, biocombustibile, non importa, il 70% di quell'energia chimica diventa calore che esce dal tubo di scappamento, non serve assolutamente a far girare le ruote, non serve assolutamente a far girare le ruote, diventa calore che esce dal tubo di scappamento. Quindi il 70% dell'energia va sprecata e anzi diventa un danno. Invece in un'auto elettrica questa perdita è del 15-20%, quindi abbiamo un'efficienza che è ben più del doppio, ben più del doppio. Esattamente, e anche qua è meglio ricordarlo sempre, esattamente come avviene per le nostre cucine, le nostre normalissime cucine in cui cuciniamo. Se abbiamo una cucina con
con il classico fornelletti a gas, hanno un'efficienza anche loro del 30%. Se passiamo alle cucine a induzione, hanno un'efficienza dell'80%, quindi più del doppio. E quindi anche lì, invece di avere la gran parte dell'energia che diventa calore, ma non per la pasta asciutta, non per l'acqua della pasta asciutta o risotto o qualsiasi altra cosa, ma scalda solo l'ambiente, voi capite che lo spreco è estremamente più basso. Chi di voi ha un amico con una cucina a induzione, gli chieda quanto tempo ci vuole al caffè per prepararsi. Utilizzando la classica moka su un fornelletto a gas, la moka ci mette 2, 3, 4 minuti per essere pronta, per cominciare a borbottare e per dirci che il caffè è pronto. Ecco, su una cucina a induzione ci vuole decisamente molto meno di un minuto, perché il calore viene assorbito immediatamente, in questo caso dalla moka, e va immediatamente a riscaldare, in questo caso, il caffè. Quindi il passaggio di efficienza è enorme, enorme, e quindi capite anche che i risparmi in bolletta, i risparmi economici sono estremamente elevati. Ora, io ho mandato una nota di correzione al Fatto Quotidiano, vediamo se la pubblicano, ma a prescindere mi premeva spiegarvelo, perché quando leggo queste notizie che sembrano, no, sembrano, allarmano in maniera assolutamente ingiustificata sul fatto che la nostra rete elettrica, la nostra struttura elettrica non sia in grado di sopportare questa rivoluzione, è falso, non è corretto, non è assolutamente corretto, al contrario. Siamo in grado di supportarla, guidarla, darà molti benefici in termini economici, in termini pratici e in termini di salute, perché naturalmente l'auto elettrica inquina decisamente di meno. Sempre ovviamente con la premessa che non dovremo mai e poi mai fare l'errore di sostituire 37 milioni di auto a benzina, a gasolio, con 37 milioni di auto elettriche. Ci vuole naturalmente molto, molto più trasporto elettrico, scusate, trasporto pubblico, e anche questo l'abbiamo scritto nero su bianco sul programma. Bene, detto questo, io adesso vi metterò il link ai miei video precedenti sull'auto elettrica, in maniera che chi ha piacere si può informare, e ovviamente informate gli altri. Abbiamo le tecnologie che ci possono portare molti benefici. Purtroppo non abbiamo una politica che le sta sfruttando in senso positivo, perché le tecnologie bisogna utilizzarle per renderci migliori la vita a noi tutti. La politica non lo sta facendo, con un governo a 5 stelle lo faremo decisamente. E quindi speriamo che adesso se ne venga data l'opportunità, come il voto io credo abbia stabilito, perché la nostra percentuale come partito politico è 10 punti superiore al secondo arrivato. Quindi io credo che a livello politico e a livello morale la decisione non possa essere che quella di dare un governo 5 stelle al paese. E in questo caso appunto questi benefici che da anni urliamo ai 420 e spieghiamo che è possibile realizzarli, finalmente si possono effettivamente realizzare. Quindi se avete gradito questo video condividetelo. Adesso appunto aggiungerò anche i video precedenti in cui ancora di più dettaglio quella che è la situazione politico e tecnica della mobilità elettrica, e informiamoci e informate tutti quelli che appunto non hanno avuto ancora queste informazioni. Quando il grosso pubblico comincerà a prendere d'assalto i concessionari chiedendo a gran voce le auto elettriche, vedrete che la politica a quel punto non potrà più far finta di niente, non potrà più ritardare questi benefici collettivi per mantenere dei benefici privati di pochi. Perché ricordiamocelo, in questo momento 37 milioni di auto a combustione interna più 12 milioni di camion e moto, motorini ugualmente a scoppio, fanno il benessere di pochi. Fanno il benessere di pochi. E chi paga naturalmente siamo noi in tutti i sensi. Quindi siamo noi che dobbiamo educarci reciprocamente, informarci reciprocamente e poi spingere i politici a migliorare. L'auto a scoppio ha più di un secolo di vita, basta, è ora che vada in pensione. Deve andare decisamente in pensione, ha fatto il suo tempo,
il progresso in questo caso ci dà veramente dei benefici per tutti. Quindi grazie, buona serata a tutti e ci sentiamo nelle prossime giornate.